Ma ciao a tutti! Avrete visto sicuramente come me quei film con gli ostaggi da salvare che tutte le volte si ritrovano in situazioni davvero bruttissime, ma non è solo una cosa da film. Questi ultimi si ispirano moltissimo alla realtà per argomenti del genere. Anzi, la maggior parte delle cose che vedete sono proprio ispirate a storie vere, rapimenti con ostaggi che cercano in ogni modo aiuto, inventando anche le strategie più strane come biglietti nascosti o messaggi criptici. Se oggi volete vedere alcuni dei messaggi segreti più strani che hanno salvato la vita a un ostaggio, beh, sapete già cosa dovete fare assolutamente. Cioè un giretto sul mio canale Telegram di sconti per riuscire a spendere centinaia di euro in meno ogni mese e poi seduraiarvi, così da partire carichi come sempre. O almeno io lo sono, e voi? Numero 8. Partiamo con una storia tanto semplice quanto geniale e coraggiosa. Il rapimento di bambini è una delle cose peggiori che qualcuno possa pensare. Ma perché? Per quale motivo esseri così piccoli e innocenti dovrebbero essere tolti ai loro genitori? Questa è una delle domande a cui ha pensato Tim Watson, un autista di autobus in California. Un giorno un bambino era scomparso, da più di un'ora ormai, e ogni notiziario del paese di Milpitas ne parlava. Era con la madre in una biblioteca prima di essere portato via con la forza. Tim Watson era di servizio con il suo autobus e, arrivato ad una specifica fermata, aveva notato un bambino che corrispondeva proprio alla descrizione, che avevano mandato alla radio i poliziotti, dopo essere stati allertati dalla madre del fatto. Ma l'uomo non era sicuro, non voleva allarmare nessuno e nemmeno il rapitore, cominciando ad accusare alla cieca. Così inventò una scusa. Chiese se qualcuno aveva perso uno zaino, passando quindi di sedile in sedile. Arrivato il bambino notò le scarpe rosse della descrizione e ormai ne era sicuro, anche perché sembrava chiaramente impaurito. Chiamò subito i soccorsi e arrivarono ad una specifica fermata. I poliziotti riuscirono così ad arrestare il colpevole e salvare il piccolo. Come detto prima, semplice e geniale. Ma la cosa più incredibile è la calma che aveva avuto Watson in quel momento. Numero 7. A volte i cani possono salvare la vita anche indirettamente ad una persona. Caroline e Jeremy Floyd erano andati in una clinica veterinaria insieme ovviamente al loro cane. Una volta in sala d'attesa, Caroline si era alzata ed era andata alla reception con un bigliettino in mano. Le donne che erano presenti in quel turno la videro leggermente spaventata e aveva uno strano tremolio alle mani mentre cercava di consegnare loro il bigliettino. Sapete cosa c'era scritto? «Chiamate la polizia, il mio ragazzo mi sta minacciando, non fateglielo sapere per favore». Fu una cosa sconvolgente. Le donne chiamarono subito la polizia, che arrivò in pochi minuti per fortuna, visto che la stazione era lì vicina alla clinica di Land in Florida. Caroline era finalmente salva. A quanto pare era tenuta in ostaggio da ben 2 giorni a casa sua. Il ragazzo le faceva del male. Per 48 ore di seguito l'ha spaventata e maltrattata. Alla fine era riuscita ad andare fuori utilizzando la scusa del veterinario per il cane, che possiamo dire fortunatamente, anche se non è bello, in quel periodo non era proprio in forze. Numero 6. Quante volte ordinate online la pizza, magari con Just Eat? Beh, dovete assolutamente sapere che può diventare anche un modo per comunicare se siete nei guai. Ok, forse è meglio se mi spiego come si deve. Alonia Hawk, un pizzaiolo della famosa catena di ristoranti Pizza Hut negli Stati Uniti, aveva appena stampato un ordine arrivato da un cliente online. Nella zona commenti c'era scritto «Per favore, aiuto, mandate la polizia» e subito sotto 911 aiuto ostaggi. All'inizio Alonia era leggermente spaventato e preoccupato, ma poi chiamò subito la polizia e li mandò alla via. Trovarono così Cheryl Treadway e il suo ragazzo Ethan Nickerson, che teneva in ostaggio lei e i suoi 3 figli. All'arrivo della pattuglia l'uomo rilasciò un figlio con la madre, gli altri 2 rimasero dentro ancora tenuti stretti dal fidanzato, che a quanto pare era anche malato mentalmente. E dopo una discussione molto accesa arrivò a questo punto critico. Per fortuna alla fine uscì con le mani in alto e tutto si concluse bene, con il suo arresto immediato e i figli in salvo insieme a Cheryl. Aveva ideato questo piano in un momento di tranquillità, chiedendo al ragazzo se poteva ordinare una pizza, visto che non poteva uscire e visto che i figli erano affamati. Numero 5. Fare le hostess è un lavoro più stressante di quello che si possa pensare. Sono costrette a sorridere anche nei momenti peggiori. E sapevate che se venite trattati male potete fare reclamo alla compagnia aerea perciò? Comunque non siamo qua a parlare dei segreti più incredibili delle hostess, bensì di una donna che nonostante tutto lo stress che affronta ogni giorno, in volo è riuscita a tenere la mente lucida e salvare una vita.
Sheila Frederick, di 50 anni, stava lavorando come al solito sugli aerei della compagnia di cui era dipendente. Stava sorvolando la tratta Seattle-San Francisco quando ad un certo punto si era fermata da due passeggeri molto sospetti. C'erano una ragazza che sembrava avere 14, massimo 16 anni a occhio, con un aspetto molto trasandato, con capelli scompigliati e visibilmente tesa, e un uomo elegante che continuava a chiedere alla hostess di andare via. Ovvio che qualcosa non andava, e l'aveva notato subito Sheila. Ma non voleva assolutamente allarmare nessuno. Le era venuto in mente un piano ingegnoso, sapeva che mancava ancora un po' alla discesa e quindi aveva chiesto, in modo normale, a questa giovane se avesse bisogno del bagno. E aveva continuato con frasi del tipo «se le serve il bagno è proprio là, non si faccia problemi, prima di arrivare a terra potrebbe volerci un po' quindi può andare a rinfrescarsi un attimo». Tutte queste domande accesero una lampadina nella testa della ragazza che finalmente ci andò. Arrivata sul posto aveva trovato una scritta sullo specchio che le chiedeva se avesse bisogno di aiuto. Glielo aveva lasciato Sheila e ovviamente la risposta era un sì. All'atterraggio l'uomo era stato arrestato e la teenager portata in salvo. Numero 4. A quanto pare la pizza e i pizzaioli possono salvare vite in molti modi diversi. Stavolta un fattorino delle pizze chiamato Joe Grund era andato a consegnare una pizza nella città dove lavora, cioè Wisconsin. È arrivato alla via qualcosa non andava. L'uomo che aveva aperto la porta cercava di coprire il più possibile ciò che si trovava all'interno della casa. Ma in qualche modo Joy era riuscito a vedere una donna che indicava il suo occhio completamente gonfio e viola e mimava con le labbra la frase «aiuto, chiama la polizia». Non era sicuramente uno scherzo. Il ragazzo era uscito normalmente senza destare sospetti e aveva chiamato la polizia allontanandosi dal posto. Appena arrivati, i poliziotti trovarono Dean Hoffman, un uomo con la barba e sicuramente sopra i 40, con la sua ragazza di allora tenuta in ostaggio. Aveva subito maltrattamenti quest'ultima per giorni prima di essere finalmente salvata. Dean era malato mentalmente e non era riuscito ad andare oltre la rottura del fidanzamento, arrivando a questa spiacevole situazione. Prima di continuare vi chiedo a quale film si riferisce la combinazione di questi tre elementi chiave. Come al solito in questo caso non vi lascerò alcuna risposta e ricordate di scrivere la vostra soltanto sotto al commento che lascerò in primo piano. Continuiamo. Numero 3. A volte i social media possono tornare davvero utili. Tanti pensano siano una perdita di tempo, ma in realtà ad oggi sono normalissime app per comunicare e mostrare al mondo chi siamo, divertendoci e conoscendo amici. Hanno anche i loro lati oscuri, ma alcune vicende potrebbero farvi cambiare idea, tipo questa. Una ragazza di 14 anni a San José era stata rapita nel bel mezzo di una giornata mattutina, come se nulla fosse. Era spaventata, erano in tre a tenerla. L'avevano portata in un motel contro la sua volontà, ma fortunatamente alla fine in qualche modo era riuscita a prendere il suo cellulare dalla tasca, visto che non l'avevano legata ma semplicemente tenuta dentro una stanza. Con esso aveva mandato un messaggio di aiuto su Snapchat ad alcuni suoi amici. Era il massimo che poteva fare in quel momento. Venne ritrovata circa una mezz'ora dopo, salva ma anche molto provata, e i tre uomini vennero arrestati e condannati ovviamente, erano già stati accusati in passato di crimini simili. Numero 2. A Jacksonville sembra non sia consigliabile accettare un passaggio dagli sconosciuti, specialmente la sera. Beh, magari è meglio non farlo in nessun paese la sera o la notte, si sa mai che incontrate. Una donna era insieme ad un uomo in una stazione di rifornimento della catena Kangaroo e mentre lui faceva benzina e comprava qualcosa, lei ha provato a uscire di corsa dal veicolo, ma venne subito presa e rimessa in auto. Prima di andare via di corsa mimò con le labbra la parola aiuto ad un dipendente all'interno del bar della stazione. Fortunatamente questo dipendente capì subito la situazione e uscì di corsa a guardare la macchina per poterla descrivere ai poliziotti. Si chiama José Ramos Sandoval, il rapitore. Aveva dato un passaggio alla donna rimasta anonima che la sera leggermente confusa dopo una festa aveva chiesto un aiuto per tornare a casa. All'inizio sembrava molto gentile, ma all'improvviso a qualche metro da casa sua aveva cambiato direzione. José la stava rapendo e sembrava tutto perduto. Se non fosse stato per quel veloce messaggio le cose sarebbero andate molto diversamente. Numero 1. Le telecamere di sorveglianza in questi periodi sono veramente utili. Possono salvare la vita sia ai privati che ai negozianti. Specialmente questi ultimi devono stare più attenti degli altri. I ladri nel mondo sono tanti. In questo caso un uomo stava provando a rapinare una gioielleria. I suoi trucchi fortunatamente sono stati svelati da un'avanzatissima telecamera di sicurezza che il padrone del negozio aveva fatto installare. Si è scoperto poi che non solo era un ladro ma anche un rapitore. Per fortuna non aveva preso nessuno da quando era uscito di prigione ed è stato arrestato di nuovo.
Prima di finire, ecco la risposta al quiz. Ovviamente era Titanic, il famosissimo film dove la zatta era grande come un monolocale e non riuscì a tenere una persona in più alla fine. Questo scatenò l'ironia di internet qualche anno fa e diede vita a divertentissimi meme. Con questo concludiamo. Spero il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.